Ma si tratta di un'attività propedeutica poi ai lavori di sistemazione del porto e del dragaggio, soprattutto per eliminare la Posidonia che oggi blocca completamente l'uscita delle barche e comunque il porto versa in una condizione non praticabile assolutamente. Quindi la caratterizzazione spetta un po' a un laboratorio specializzato che guarda se ci sono elementi inquinanti o meno nelle alghe e nei fondali, dopodiché si procederà con i lavori di dragaggio che sono stati, come dire, già individuati da un punto di vista finanziario dalla Regione con una delibera di giunta nel mese di aprile, se non vado errato. Poi concordemente con la marineria, con gli abitanti del luogo, con i ristoratori, con le attività commerciali, si è preferito andare al di là dell'estate proprio per evitare problemi di altro genere. Oggi dovrebbero cominciare i lavori proprio da questa caratterizzazione per poter proseguire. È chiaro che questo è l'ennesimo intervento tampone, non è risolutivo per niente. Ci troviamo ogni anno puntualmente con la stessa problematica e il problema va risolto a monte. C'è un impegno da parte dell'assessore Aricò, c'è un impegno anche da parte mia nel creare una progettazione per un porto che possa essere non soltanto efficiente e a servizio anche da un punto di vista turistico, ma che non metta più nelle condizioni i pescatori, coloro che vanno a lavorare ogni mattina, di avere problemi di questo genere.